In attesa della direzione in programma a Roma questo pomeriggio, lo scontro all'interno del PD si sposta sulle date del congresso. Renzi chiede di accelerare, punta al 9 aprile. Troppo presto, dicono gli sfidanti alla segreteria Michele Emiliano e Andrea Orlando. Allora si potrebbe aggiungere la coordinatrice torinese dei moderati, Carlotta Salerno. La sindaca Raggi ricoverata questa mattina per accertamenti dopo un malore. In forte dubbio la sua presenza al vertice per lo stadio, che comunque resta in programma, con il vice sindaco Bergamo alle 16 in Campidoglio. Nuove polemiche e tensioni, confermata anche il sit-in dei tifosi in Campidoglio. Via libera gli ultimi 5 decreti attuativi della riforma Madia, concorsi, licenziamenti e stipendi. Come cambierà il lavoro dei dipendenti pubblici? Tra i punti più attesi quello dei precari, entro il 2020 assorbiti quelli con maggiore anzianità. Valore è indagato dalla Procura di Milano con l'accusa di aggiotaggio in relazione all'operazione di acquisto di azioni Mediaset da parte di Vivendi, indagato anche l'amministratore delegato della società francese. L'iniziativa parte da un esposto presentato da Fininvest. Furbetti del cartellino all'ospedale Loreto Mare di Napoli, 94 persone indagate, 55 delle quali agli arresti domiciliari, tra loro medici, tecnici, infermieri e sociosanitari. Qualcuno arrivava a strisciare fino a 20 cartellini e c'era anche chi durante l'orario di servizio andava a giocare a tennis. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Finisce la favola di Claudio Ranieri all'Ester, tradito dai senatori dello spogliatoio che ne hanno chiesto la testa. Il tecnico è stato esonerato pochi mesi dopo la clamorosa impresa realizzata vincendo la Premiership. Nessuno può cancellare la storia che ha scritto, il messaggio di Mourinho. Una buona giornata dal telegiornale della 7, un'altra giornata importante innanzitutto per il Partito Democratico, perché come sapete la direzione del pomeriggio darà le date, le regole, la tempistica sui prossimi passi fino alle primarie, e tanto per cambiare anche su quel fronte si discute, non c'è accordo soprattutto sulla data, chi vuole accelerare, chi vuole frenare. Insomma, gli sfidanti a Renzi ancora oltreoceano sono molti, e poi ci sono i numeri anche di quelli che sono usciti, stanno uscendo, i numeri della scissione, ma anche i numeri di quanto conterebbe a livello elettorale la scissione nel Partito Democratico. Appena scesi in campo e già sulle barricate, Michele Emiliano e Andrea Orlando, sfidanti di Renzi al congresso, hanno già individuato il primo terreno di battaglia, quello delle date. Oggi si riunirà la direzione chiamata a decidere, con i renziani che premono per indire le primarie già il 9 aprile. Troppo presto per gli altri, che hanno bisogno di più tempo per far conoscere e crescere le loro candidature. Tanto vale fare il televoto, ironizza il guardasigilli, che intorno alla sua candidatura ha già coagulato parte degli ex DS, da Zingaretti a Cuperlo fino a Damiano, ma soprattutto incassa la benedizione di un padre nobile come Napolitano. Emiliano invece, in caso di fretta eccessiva, torna a minacciare le carte bollate. Per la segreteria si profila una sfida a quattro, sarebbe pronta a scendere in campo anche la coordinatrice torinese dei moderati, Carlotta Salerno. Ma la fretta dei renziani attira anche sospetti di natura diversa, cioè che anticipare le primarie serve a tenere aperta la finestra per il voto anticipato a giugno. Oggi dallo Stato Maggiore Guerini tenta di sgombrare il campo dalle ombre che si allungano sul calendario, aggrappandosi ad un'esigenza tecnica. Il PD deve depositare il simbolo per le amministrative senza rischiare ricorsi, e siccome in assenza di un segretario in carica lo statuto lascia margini di incertezza sulla titolarità del simbolo, è necessario avere un leader eletto prima della presentazione delle liste, anche se, va detto, non esiste ancora una data per le amministrative. Guerini parla di poche opzioni possibili, il margine di calendario sembra non più ampio di un mese, al massimo alla fine di aprile o la prima domenica di maggio. Intanto fervono le grandi manovre a sinistra, nascerà a breve i nuovi gruppi parlamentari, figli degli scissionisti PD e di quelli di SEL guidati da Scotto. Una pattuglia di circa 38 deputati e 13 senatori. Ai fuoriusciti si è aggiunto dalla squadra di governo il viceministro dell'interno Bubbico. Attesa per domani la decisione di Vasco Errani, l'ex presidente dell'Emilia Romagna, oggi commissario per la ricostruzione post-terremoto, che potrebbe annunciare l'addio.
E ancora sui tempi del voto, da registrare poco fa le dichiarazioni del ministro dello sviluppo economico Calenda, che ha detto di buon senso, secondo me, andare al voto a fine legislatura. Andiamo adesso alla vicenda stadio, alla vicenda grillina, insomma la vicenda politica che si consumerà oggi, prenderà una direzione precisa, una giornata in cui i vertici grillini e il Campidoglio incontra i costruttori del possibile stadio di proprietà della Roma e anche la proprietà giallorossa, lo farà probabilmente, anche se non c'è conferma, senza Virginia Raggi, sindaco di Roma, che questa mattina ha avuto un malore, è stato ricoverato per accertamenti. Una vicenda che pone in primo piano un progetto di attenzione nazionale, almeno a sentire anche molti esponenti dei vertici che hanno parlato, ieri il presidente della UEFA, ma anche lo stesso presidente del CONI, l'attenzione naturalmente anche dei tifosi in sit-in. Un malore e una conseguente visita in ospedale per accertamenti, seguita da annullamento di una conferenza stampa prevista per oggi e, quel che più conta, il possibile rinvio dell'incontro con i proponenti del progetto dello stadio e naturalmente vari messaggi di vicinanza, a cominciare da quello di Beppe Grillo. Sono queste le ultime notizie relative alla sindaca Virginia Raggi in ordine di tempo sulla vicenda del cosiddetto stadio della Roma, l'impianto previsto a Tor di Valle che l'attuale giunta ha ereditato da quella Marino, che firmò una delibera che al momento appare piuttosto traballante. Dopo la 4 giorni romana di Beppe Grillo, tra i più lunghi soggiorni nella capitale del fondatore del Movimento a 5 Stelle, costellata di dichiarazioni che poco aiutavano a capire il futuro del progetto concepito per l'ex ippodromo di Tor di Valle, non so se si farà, se mai con un costruttore e non con palazzinari si farà, ma da un'altra parte, l'incontro di oggi era atteso per capire se la famosa Margherita avesse finito i suoi petali. Nessun fiore invece dai tifosi della Roma che, animati dalle frasi buttate là dal presidente della Roma James Pallotta, sto lavorando per Roma e per l'Italia, un no allo stadio sarebbe una catastrofe, sarebbero a rischio tutti gli impegni, avevano deciso di marciare verso il Campidoglio per sostenere il progetto. L'incontro era previsto alle 16 in Campidoglio e in quella sede sarebbero state verosimilmente tirate fuori anche quelle carte finora tenute coperte, in particolare il documento stilato dall'avvocatura del Comune circa le controindicazioni riguardanti l'obbligo per il Comune di un eventuale penale in caso di annullamento della famosa delibera firmata Marino, ultimo in ordine di tempo di una serie di documenti intervenuti in questa storia dove gli aspetti politici hanno preso alla fine il sopravvento su quelli ispirati a quelli puramente tecnici. Le polemiche infatti continuano a prosperare sia all'interno di un Movimento 5 Stelle percorso da spinte contro e a favore che a maggior ragione fuori. Sullo stadio della Roma i grillini hanno toccato il fondo con un tiro e molla indegno, dice per esempio Lorenza Bonaccorsi del PD, un caso che racconta ancora una volta l'incapacità del Movimento 5 Stelle, afferma da Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. I romani li hanno votati, i 5 Stelle, per consentirgli di portare avanti il programma e dopo 8 mesi di governo di Roma ci dicono che lo stadio non si può fare a Tor di Valle, ma forse si fa altrove, e che interrogheranno i cittadini. Vi do un aggiornamento sulle condizioni della sindaca di Roma, un malore improvviso, condizioni in netto miglioramento, eseguiti gli accertamenti, non sono state riscontrate alterazioni significative, sindaca che verrà mantenuta in osservazione per valutare eventualmente la sua dimissibilità nelle prossime ore. E andiamo adesso al capitolo Italia, insomma sul fronte nazionale abbiamo avuto quel quadro non certo lusinghiero fornito dalla Commissione Europea, i tempi sulla manovra, l'allarme ieri di Confindustria, ma anche il premier Gentiloni che punta dritto e ribadisce che la politica delle riforme va avanti, oggi porta a casa il via libera alla riforma Madia, una riforma importante, 3 anni di lavoro, 20 decreti e adesso cerchiamo di capire anche che cosa cambia. Sono voluti 3 anni di lavoro, ma ora la riforma della pubblica amministrazione ha tagliato il traguardo. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a 5 decreti attuativi che completano il provvedimento targato Madia. Tra le novità principali c'è il nuovo testo unico sul pubblico impiego, accompagnato dalla revisione del sistema di valutazione sul quale peseranno i giudizi degli utenti, ovvero dei cittadini. Il merito influenzerà anche il sistema di reclutamento, per il quale si prevedono criteri più stringenti. Per gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici viene riaperta la strada dei rinnovi contrattuali, fermi da 7 anni. A questo capitolo spetta la parte prevalente dei fondi stanziati, così come concordato con i sindacati.
finalmente verrà sbloccato il turnover e nel triennio 2018-2020 scatterà il piano straordinario per la stabilizzazione di 50.000 precari storici che abbiano lavorato nella pubblica amministrazione per almeno 3 anni, anche non consecutivi. Capitolo delicato quello dei premi di produzione. Il 50% del salario accessorio sarà legato ai risultati, alla produttività e alla qualità del servizio reso. Il parametro non sarà solo la performance individuale, ma anche quella organizzativa di un gruppo di lavoro, un ufficio ad esempio. I furbetti del cartellino, oggi l'ultimo esempio viene da Napoli, saranno sospesi entro 48 ore e licenziati entro 30 giorni, assieme a quei dirigenti che non avviano le procedure disciplinari. Ma una stretta riguarda anche l'assenteismo strategico, quello del lunedì o del venerdì. Anche per questo cambia il regime delle visite fiscali, che saranno più selettive e reiterate. Il controllo passa all'INPS e non ci sarà più differenza tra pubblico e privato. La reperibilità sarà di 6 ore per tutti. Inoltre sarà licenziato per scarso rendimento il lavoratore che in 3 anni dovesse ricevere altrettante valutazioni negative. Per gli statali comunque restano le tutele dell'articolo 18 e nel caso di licenziamento illegittimo è previsto il reintegro. Dal Consiglio dei Ministri di ieri anche un'altra conferma, l'arrivo, ma solo dal giugno del 2018, del documento unico per l'auto che somma certificato di proprietà e libretto di circolazione, 39 euro il risparmio per il proprietario del veicolo. Approfitto a ricordarvi che del caso Napoli, delle immagini davvero eclatanti, parleremo in TG Cronaca al termine di questo telegiornale. Telegiornale che racconta anche degli ultimi numeri, quelli dell'Istat, che ci fanno capire in che direzione andiamo, soprattutto quando si parla di fiducia di consumo. Consumatori sfiduciati, imprese più ottimiste, questo è il quadro italiano che delineano oggi i dati Istat. A febbraio il clima di fiducia dei consumatori è in discesa per il secondo mese consecutivo, passando da 108,6 a 106,6. Negativi tutti i componenti dell'indice, dal clima economico generale a quello personale. Un dato importante perché la fiducia incide sulle scelte dei consumatori, specialmente sull'acquisto dei beni durevoli. Se le prospettive non sembrano rosee, questi acquisti sono i primi ad essere rinviati, con conseguenze prevedibili sulla domanda interna che non riesce ancora a ripartire. Un brutto segnale commentano le associazioni dei consumatori, che arriva in un momento delicatissimo per le vendite al dettaglio, che a dicembre hanno fatto segnare una notevole contrazione. Anche l'incertezza politica non aiuta gli italiani a programmare gli investimenti. Sul fronte delle imprese invece i dati sembrano più incoraggianti. L'indice di fiducia in questo caso è in aumento da 103,3 a 104 e raggiunge il livello più elevato dal gennaio del 2016. Migliorano le prospettive in particolare nel settore manifatturiero e in quello dei servizi, anche nel commercio al dettaglio che evidentemente spera in una primavera che cancelli i brutti risultati autunnali. I dati su fatturato e ordini di dicembre, anche questi diffusi oggi, sono buoni. Rispetto a novembre sono saliti del 2,6 e del 2,8%. Nonostante il trend positivo per entrambi gli indicatori e il terzo rialzo mensile consecutivo, sull'anno la crescita del fatturato registra un aumento di valore minimo pari allo 0,2%. Un settore in notevole espansione in Italia come in Europa è certamente quello dell'auto. Nel 2016 il fatturato è cresciuto del 6,1% e gli ordini del 9,5%, ma va anche ricordato che quelli precedenti per l'industria automobilistica italiana erano stati autentici anni neri. Una settimana lavorativa che si chiude segnata, lo sapete, dalle proteste dei taxi, una vertenza su cui il governo agirà in un mese, ma anche la vertenza ben più ampia che riguarda all'Italia, con un nuovo capitolo oggi importante perché riguarda i sindacati. Dopo lo sciopero di ieri che ha avuto un'altissima adesione, ma a dire la verità non troppi disagi per i passeggeri, il confronto riprende sul contratto, un confronto disertato mercoledì dai rappresentanti dei lavoratori che chiedono in primo luogo il ritiro del regolamento aziendale che la compagnia a partire dal 1 marzo intende introdurre al posto del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre scorso. Una mossa senza precedenti nella storia delle relazioni industriali nel nostro paese. Tutto questo avviene in una situazione già critica per l'azienda, piano industriale che dovrebbe essere presentato nei primi giorni di marzo e poi i timori relativi ai tagli del personale, ai pesanti sacrifici che potrebbero essere imposti ai lavoratori sono timori forti, peraltro ribaditi anche dal ministro Delrio nei giorni scorsi. Andiamo adesso alla vicenda Mediaset o alla scalata stile Vivendi, a seconda del punto di vista. Di fatto c'è una svolta giudiziaria e parte proprio dall'esposto che è arrivato da Cologno Monzese.
Vincent Bolloré, principale azionista del colosso multimediale francese Vivendi, secondo azionista di Mediobanca e primo di Telecom Italia, 248esimo uomo più ricco del mondo per la rivista Forbes, sarebbe indagato dalla Procura di Milano per aggiotaggio, ovvero la manipolazione del mercato azionario. Sarebbe indagato anche il suo uomo di fiducia e amministratore delegato di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. L'accusa si riferisce alla scalata ostile con cui nel dicembre scorso il gruppo francese è salito al 28,8% del capitale di Mediaset. L'indagine dei magistrati milanesi parte da un esposto di Fininvest, cassaforte della famiglia Berlusconi, che controlla il 40% di Mediaset. Nel mirino c'è il patto che i due gruppi televisivi avevano raggiunto in aprile, in base al quale i francesi avrebbero acquisito Mediaset Premium, l'indebitata pay TV del gruppo. A fine estate l'accordo si ruppe e i francesi fecero capire di non essere più interessati perché la situazione finanziaria della pay TV era ben peggiore di quanto pensavano. Le informazioni trasmesse da Mediaset erano diverse dalla realtà, come avere un McDonald's invece del ristorante di lusso Savini, disse De Puyfontaine. Le azioni del Biscione da giugno a settembre passarono da 4 euro a 2,5 e secondo Fininvest è stato il gruppo francese ad avere creato le condizioni per far scendere il titolo Mediaset per poi lanciare la scalata a prezzi di sconto. Ci hanno fatto un ricatto, diceva Silvio Berlusconi della scalata nel dicembre scorso, chiedendo l'intervento della magistratura. Proprio ieri, quando stavano per trapelare le indiscrezioni su Bolloré, al Tribunale di Milano Berlusconi stava testimoniando come parte offesa contro una ragazza testimone nei processi Ruby. Un manager Fininvest veniva intanto ascoltato dal PM incaricato dell'inchiesta. Vivendi e Fininvest oggi non commentano, ma De Puyfontaine ieri aveva detto che per la vicenda Mediaset si tengono aperti diversi scenari. Dal punto di vista strategico i due gruppi ora sono arrivati alle quote oltre le quali scatterebbe l'obbligo di OPA, un'ipotesi costosa con un titolo che con la scalata ha quasi raddoppiato il valore. Oltre al faro acceso da Consob c'è poi l'istruttoria della Gcom ancora in corso, con l'attenzione sul gruppo francese che avrebbe una presenza forte in due settori confinanti, la televisione italiana e le telecomunicazioni. Oggi De Puyfontaine rincara: il nostro obiettivo era e rimane quello di trovare un accordo con Mediaset. A dire la verità, poco fa Vivendi invece ha commentato: nessuna accusa contro i vertici, questa svolta giudiziaria, così la legge il gruppo francese, aggiunge: l'esposto di Berlusconi è infondato e abusivo. Andiamo adesso oltreoceano a raccontare ancora l'altra giornata, gli altri passi di Donald Trump. Lo sapete, ieri vi dicevamo quella spallata che ha creato davvero molto scalpore rispetto ai diritti civili e a quella tutela dei diritti civili voluta da Obama. Oggi invece si parla di arsenale atomico e tanto per cambiare, Donald Trump anche in questo non vuole essere secondo a nessuno. Un mondo senza armi nucleari sarebbe meraviglioso, ma siccome esistono, l'America deve guidare il gruppo di chi le possiede. È con queste parole che in un'intervista alla Reuters dalla Sala Ovale Donald Trump ha deciso di rilanciare la corsa agli armamenti, citando due avvenimenti che obbligherebbero Washington ad ampliare il proprio arsenale: il dispiegamento di un missile cruise russo, in spregio agli accordi vigenti, del quale il presidente ha promesso di parlare direttamente a Putin, e il riarmo atomico della Corea del Nord. Non è la prima volta che Trump sostiene la necessità di una ripresa degli investimenti nelle armi strategiche. Lo aveva fatto in campagna elettorale criticando l'ultimo accordo START siglato da Obama con la Russia, che prevede un taglio del 30% degli arsenali entro il febbraio 2018. Sia Stati Uniti che Russia hanno acquisito da tempo la capacità di overkill, vale a dire di distruggere il pianeta molte volte. Mosca avrebbe circa 7.000 testate contro le 6.800 dichiarate dagli americani. In particolare, nell'intervista di ieri, il presidente ha promesso che collaborerà con Giappone e Corea del Sud per costruire un nuovo scudo missilistico che metta a riparo i due alleati dagli esperimenti del regime di Pyongyang. Ed oggi per il presidente è la giornata del trionfo, con l'atteso discorso alla conferenza dei conservatori, la stessa che solo un anno fa lo considerava un candidato non affidabile. La sua apparizione è già stata preceduta dall'eminenza grigia del conservatorismo americano, quel Steve Bannon, discusso consigliere in capo del presidente, e prima di lui anche dal vice di Trump, Mike Pence, il quale ha promesso che le ore dell'Obamacare sono ormai contate, dunque la riforma della legge sulla sanità sarebbe imminente. All'orizzonte però prende forma una nuova crisi che tocca uno degli uomini chiave della Casa Bianca. Niente meno che il capo dello staff, Rance Priebus, secondo la CNN, avrebbe chiesto all'FBI di smentire presunti incontri tra gli uomini di Trump e gli emissari di Vladimir Putin durante le elezioni. L'FBI non lo ha fatto e si è rifiutata di confermare anche il vertice con Priebus. Intervenire nel corso di un'inchiesta ancora aperta è infatti una grave violazione delle leggi federali.
Allora, ci sono risultati preliminari dell'autopsia fatte sul corpo del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un. Parliamo di Kim Jong-nam, lo ricorderete che è stato ucciso all'aeroporto di Kuala Lumpur il 13 febbraio scorso in Malesia. Si tratterebbe di una uccisione portata a termine con il gas nervino. In particolare si tratterebbe del famigerato agente VX utilizzato già in passato dai sicari di Pyongyang. Sarebbe stato avvicinato da due donne, l'uomo era in arresto, che gli avrebbero versato del liquido sul viso. La Corea del Nord ha accusato la Malesia di gravi violazioni nelle indagini definite piene di buchi e di contraddizioni. Adesso la pagina sportiva, particolarmente ampia oggi, innanzitutto i verdetti dell'Europa League, clamorosi se si guarda l'eliminazione della Fiorentina che vantava 1-0 in Germania, che il Borussia Mönchengladbach è riuscito a ribaltare, va avanti invece nonostante la sconfitta alla Roma, che poco fa è stata in qualche modo premiata dai sorteggi, evitando forse gli avversari peggiori, avrà il Lione, i francesi, la prima gara in trasferta il 9 marzo, il ritorno all'Olimpico il 16, e poi un ex romanista che finisce un'avventura nel peggiore dei modi. Parliamo di Claudio Ranieri, capace nella Premier League di consegnare nelle mani di Leicester uno scudetto che in 133 anni di storia quella società non aveva mai neanche sfiorato. Allenatore dell'anno per la FIFA, esonerato senza troppa gratitudine. La favola adesso è veramente finita. 9 mesi dopo il clamoroso trionfo nella Premier League, Claudio Ranieri è stato licenziato dal Leicester, il club inglese al quale il tecnico romano ha regalato il primo scudetto dei suoi 133 anni di storia. Ma il calcio, si sa, non ha tempo per gratitudine e riconoscenza. Fatale a Ranieri il disastroso rendimento delle Foxes nel 2017. Un solo punto in 6 gare di campionato, il quart'ultimo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla retrocessione. Ieri sera, improvviso, ma già nell'aria da tempo, è arrivato l'esonero attraverso un comunicato sul sito del club. Decisione giunta all'indomani di un'altra sconfitta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Siviglia, un 2-1 che non ha comunque compromesso le possibilità di qualificazione per Vardy e compagni. Ranieri, 65 anni, era arrivato a Leicester nell'estate del 2015, pochi mesi dopo la breve esperienza sulla panchina della Grecia. Accolto con diffidenza, in poco tempo aveva conquistato tutti, firmando un'impresa destinata a restare per sempre nella storia della Premier League. La cavalcata del Leicester è diventata un'incredibile favola calcistica che ha saputo conquistare le simpatie di milioni di sportivi in tutto il mondo. Una piccola squadra di provincia che i bookmakers quotavano ad inizio stagione 5.000-1 per la vittoria finale. Hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. Dele din, dele don, come on. È stato lui a valorizzare il talento di Vardy con un gioco d'attacco trasformandolo in capocannoniere. Il 65enne tecnico testaccino paga anche una fronda interna orchestrata proprio da Vardy con Morgan e Drinkwater, i senatori dello spogliatoio. Forse Mancini o forse Frank de Boer per sostituirlo. Campione d'Inghilterra e tecnico FIFA dell'anno. Adesso lo schiaffo di ingratitudine. Un tifoso eccellente del Leicester, Gary Lineker, ha scritto: dopo tutto quello che Claudio Ranieri ha fatto per il Leicester City, licenziarlo è inspiegabile, imperdonabile e stomachevolmente triste. L'ultimo atto comunque la si veda per Ranieri, primo atto si spera di un nuovo corso per la Ferrari. È stata svelata la nuova monoposto, quella che nelle intenzioni e soprattutto nelle speranze dei tifosi e del numero uno Marchionne deve quantomeno scalfire il dominio della Mercedes. 3 titoli negli ultimi 3 anni. 70, ma non dimostrarli. O almeno così si spera in casa Ferrari, almeno per quanto riguarda i risultati in pista. Il nome SF70H infatti parte da una celebrazione, quella dei 70 anni della scuderia Ferrari. Ed effettivamente la neonata di Maranello sembra riportare indietro nel tempo, nei colori e nelle forme. Ottemperando al nuovo regolamento, che esteriormente cancella le ultime monoposto piccole e corte, la SF70H, H sta per Hybrid, appare più lunga, più imponente, a partire dalle nuove gomme più larghe, e soprattutto più carica aerodinamicamente, dal muso allungato alla piccola ala collegata all'airbox. Se insomma le forme sembrano riportare indietro nel tempo, è però chiaro che il team principal arriva bene e sopra di lui il capo supremo Marchionne, sempre più presente nell'organigramma di Maranello, sperano che la nuova SF70H sia anche un ritorno a un futuro di vittorie per cancellare il disgraziato 2016 senza successi.
I primi giri a Fiorano, con al volante prima Raikkonen e poi Vettel, non possono avere dato riscontri, ma già da lunedì la monoposto sarà a Barcellona per i primi test faccia a faccia con le rivali. Prima tra tutte la Mercedes, dominatrice assoluta da quando è iniziata l'era ibrida in Formula 1. La V08 che ha assaggiato l'asfalto di Silverstone ieri e che Lewis Hamilton, tornato padrone della scuderia dopo l'addio dello scomodissimo compagno di squadra iridato Nico Rosberg, ha definito molto sinteticamente una bestia. Sicuramente bestia dal punto di vista della fatica fisica per guidarla, altro punto in comune tra tutte le nuove monoposto, ma, si spera, un po' meno bestia in termini di supremazia in pista. La nuova Formula 1, nell'anno zero del dopo Ecclestone, di tutto ha bisogno, tranne che di un nuovo campionato praticamente vinto prima ancora del via. E staremo a vedere, nel frattempo ci fermiamo, pubblicità ancora a TG Cronache con Caterina Bizzarri, grazie, se volete ci vediamo naturalmente anche nel weekend, domani alle 13.30.